Avvocato Donatella Cerele, è stata delegato di Cassa Forense, attualmente ricopre il ruolo di consigliere nel CNF e oggi lei ha introdotto l'incontro nella sessione pomeridiana parlando di due concetti fondamentali per la professione forense femminile, la conoscenza e la formazione, e dando il valore della opportunità. Ecco, potrebbe entrare nel dettaglio e spiegare come rappresenta un'opportunità la formazione come accrescimento della conoscenza? Sì, oggi la giornata si è divisa in due momenti di incontro. La prima parte era dedicata a tutte le presidente di CPO d'Italia, quindi oggi qui al CNF c'erano tutti i presidenti dei comitati pari opportunità d'Italia, dell'avvocatura, voluti dalla legge forense, che è stato anche un grande momento, un momento importante di riconoscimento per focalizzare quelle che sono quella parte dell'avvocatura maggiormente in difficoltà. Quindi Comitato Pari Opportunità inteso naturalmente come opportunità di genere, opportunità per chi soffre ed ha in difficoltà economica, personale, professionale. Ma quello che maggiormente è stato molto importante è che da questa giornata sono uscite fuori delle cose importanti, dei concetti importanti, delle esigenze che sono maggiormente sentite e che oggi qui sono state rappresentate appunto dall'avvocatura e dalle loro presidenti, è quella di un'unitarietà. I CPO hanno bisogno di rete, di fare rete, di scambiarsi le proprie impressioni, le proprie criticità, ma avere anche dei segnali, avere delle opportunità, di sapere quelle che sono le loro opportunità, e la necessità è proprio quella di tutte quante, innanzitutto adottare dei regolamenti univoci, questo è fuori di dubbio, essere unite, perché è un'avvocatura comunque forte e non spezzettata, è un'avvocatura che sicuramente raggiunge degli obiettivi precisi. Ma la conoscenza è quella che maggiormente deve unire. Quale conoscenza? La conoscenza è quella che poi passa tramite anche la formazione, oltre che dalle informazioni che possono prevenire dal Consiglio Nazionale Forense e da Cassa Forense. Formazione. Formazione perché, ecco, questa è una grossa scommessa, il grosso pallino del Consiglio Nazionale Forense, che vuole tramite una formazione però di nicchia, settoriale, specializzata, aiutare tutte, diciamo, le persone maggiormente in difficoltà, quegli avvocati o anche le donne in questo senso, perché si è visto naturalmente che le avvocatesse a parità di età, reddito e titolare di studio soffrono profondamente in confronto ai colleghi uomini, guadagnano il 50% meno e hanno sicuramente tra virgolette meno opportunità in confronto a un collega che forse si deve meno occupare della famiglia, dei genitori anziani e di tutte le altre necessità che occorrono in una gestione quotidiana della famiglia. Quindi dicevamo questo, aiutarle in una formazione un pochino più di nicchia, specialistica, perché anche altrettanto si è visto che le donne, forse perché non si sentono avvocate particolarmente forti in determinati settori e materie, è un po' come se le donne fossero diventate solamente leader in settori quali la famiglia, la persona, diciamo le amministrazioni di sostegno, e hanno lasciato ai colleghi invece per esempio i fallimenti, il diritto societario e tutte le altre magari materie che loro non reputano forse un pochino più vicine al loro sentire, ma di questo noi ci dobbiamo un po' liberare. Questo è un problema essenzialmente antropologico culturale, ma questo non ci porterà, se non particolarmente formate e competitive, a poter ricoprire ruoli di primaria importanza nei consigli di amministrazione, per esempio nelle pubbliche amministrazioni e anche nel privato, dove si chiede che le avvocate donne che ambiscono a ricoprire queste cariche molto importanti siano particolarmente formate. E appunto questa è la scommessa importante, la scommessa che oggi di cui è uscita, è che le donne e le avvocatesse saranno costantemente aiutate in questo tipo di scommessa, di questo progetto importante.
Avvocata Maria Masi, consigliera nazionale del CNF, coordinatrice della Commissione Pari Opportunità. Buonasera Avvocato, e l'importanza della rete delle pari opportunità che lei ha sottolineato nel suo intervento di questa mattina. La rete, per rete noi intendiamo la rete dei CPO istituiti presso gli ordini, e quindi insomma di avvocate e avvocati. È importante perché è finalizzata ad ottimizzare le risorse e le energie su tutto il territorio nazionale. E in questa direttiva anche il nostro obiettivo, che è quello di coinvolgere su tematiche comuni anche la Cassa e l'OUA. E prova ne è stata data stamattina nella discussione su alcuni argomenti che investono le competenze di ciascuno. E vogliamo entrare nel dettaglio di come attivare queste sinergie tra le varie associazioni? La sinergia tra l'istituzione, la Cassa e l'OUA è importante per incidere, per una maggiore incisività su argomenti che sono, su tematiche che sono di comune apprezzamento. Noi stamattina abbiamo affrontato il problema del legittimo impedimento, che riguarda e che investe le dinamiche del processo penale e anche del processo civile. Ma gli esempi sono davvero tanti, insomma è soltanto un piccolo esempio rispetto a quello che può essere diciamo, l'attività comune rispetto agli obiettivi poi da conseguire. Nello specifico invece valorizzare, ed è questa una prerogativa ed un compito che la mia commissione si propone di raggiungere, è quello di un sempre maggiore coinvolgimento della rete su argomenti di interesse sociale, perché siamo profondamente consapevoli che il ruolo dell'avvocato e soprattutto su argomenti che sono oggetto di grandissima attualità possono e devono fare anche opinione, e quindi il nostro impegno sarà indirizzato in futuro su una duplice direttiva. Quindi da una parte la valorizzazione e quindi il contributo di iniziative e di azioni positive su tutto il territorio, dall'altra, perché questo sia possibile, da parte nostra l'impegno a formare e poi a valorizzare le competenze delle avvocate, con particolare riferimento. Il Presidente Nunzio Luciano all'inizio del suo intervento ha detto forse siamo pronti al grande sorpasso, faceva riferimento al dato statistico del numero di iscritte rispetto al numero complessivo. Questo sarà senz'altro vero, ma noi sappiamo che il dato statistico formale può confortare da un lato, non è confortante il dato qualitativo, perché ancora oggi invece il modo, le modalità di approccio e le difficoltà invece legate all'esercizio della professione fanno ancora la differenza. Ecco, il nostro obiettivo sarà quello di ridurre al minimo questa differenza. Avvocato Cecilia Barilli, delegata di Cassa Forense e coordinatrice della Commissione Pari Opportunità di Cassa Forense. All'interno dell'incontro di oggi si è parlato molto delle reti, e può specificarci all'interno del regolamento dell'assistenza varato da Cassa Forense e entrato in vigore dal 1 gennaio di quest'anno quali sono i provvedimenti mirati per le donne e per le donne che esercitano appunto la professione forense? Sì, siamo venuti qui a presentare questo regolamento assistenza alla rete dei comitati pari opportunità del Consiglio Nazionale Forense, e in particolar modo io come coordinatrice della Commissione Pari Opportunità ho voluto presentare l'articolo 14 che al comma 7 prevede l'individuazione di contributi e convenzioni atti a favorire la conciliazione fra attività lavorativa e impegni familiari e lo sviluppo economico dell'avvocatura. Ci tenevamo moltissimo a presentare questo articolo in modo da creare una sinergia fra i comitati pari opportunità degli ordini, delle associazioni e degli enti e Cassa Forense per la presentazione di progetti che possono essere finanziati direttamente da Cassa e hanno come finalità lo sviluppo economico dell'avvocatura.